Presentato all'Expo nel padiglione Vino e Taste of Italy, il quarto concorso enologico nazionale dei vini rosati d'Italia, promosso dall'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, su autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e realizzato in partenariato con Assoenologi, Accademia Italiana della Vite e del Vino e Union Camere Puglia. Il concorso celebra i rosati che per metà dell'intero quantitativo italiano prodotti sono pugliesi. A presentare l'iniziativa l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia. Anzitutto sfruttiamo una vetrina importante che è quella di Expo, quindi ci presentiamo a livello quantomeno nazionale su un tema che è quello dei vini rosati, che a noi sta molto a cuore e che ci vede protagonisti con oltre il 40% della produzione nazionale. Dopodiché il fatto di presentare ad un pubblico qualificato, quindi quello di un concorso potenzialmente, di individuare le aziende che vorranno partecipare anche grazie alla pubblicizzazione che questo concorso già avrà, ci consente di poter ampliare il panorama dei produttori che possono avere accesso a questa che è di fatto una vera e propria opportunità. Accanto all'assessore Di Gioia, il direttore generale dell'Associazione Italiana Enologi ed Enotecnici, Giuseppe Martelli, il vicepresidente dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino, Carlo Viviani, e la dirigente regionale del Servizio Alimentazione, Rosa Fiore. È un racconto che abbiamo contestualizzato con riferimento a Expo. Quindi abbiamo inserito questo concorso nell'ambito di un progetto Apulia Felix che espone territori, che racconta sui tratturi dei rosati e degli olivi secolari, racconta appunto questa grande tradizione, questa capacità dei nostri produttori di saper fare delle produzioni di eccellenza. Anche a questa edizione del concorso sono ammessi vini rosati italiani tranquilli, DOC e DOP, IGT e IGP, vini frizzanti sia DOC e DOP che IGT e IGP, vini spumanti DOC e DOP e vini spumanti IGP e di qualità.